Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi né video per Linoso e né Soutache, fa troppo caldo e quindi mi sono divertita semplicemente a fare qualcosa di veloce, non tantissimo veloce, però insomma che mi ha divertito e non mi ha tenuto troppo tempo impegnata. Oggi è un video in cui vi parlo di come ho praticamente colorato una filigrana e di come ho realizzato poi questo orecchino utilizzando delle paillette, una goccina. È un montaggio con una tecnica inclusa sul trattamento di filigrane che ho provato a fare io, non con i soliti colori per fare le patine. Niente, spero che il video vi piaccia. Se sì, un pollice su, condividete e come sempre, ragazze, buona creatività. Ciao! Buon pomeriggio! Ben ritrovate sul mio canale. Voi direte cosa stai facendo? Niente, ho acceso la camera. Io adoro le filigrane, gli elementi, il rame ed in ottone, tipo questi o tipo questi che vedete qui su. Questi li adoro, quindi io adoro il rame d'ottone, gli altri sono questi, però li amo con quella sorta di patina anticata e visto che non li trovo mai in giro, ho deciso di provare con i colori Lumiere, che sono dei colori acrilici metallici di tanti colori. Ho bagnato il pennellino e semplicemente sto andando a tamponare per vedere se riuscirò ad ottenere delle patine anticate che mi piacciono. Ecco, niente di particolare, però volevo condividere con voi volevo condividere con voi questo mio divertimento. Ecco, semplicemente. E dopo andrò leggermente a grattare, ovvero con un buffer, perché come farò, come in genere si fa con le patine, come si fa quando si dipinge, insomma, stile shabby, sapete che si passa il colore e poi si gratta, ops, un pochino si gratta, e per lasciare poi quindi spazio all'effetto desiderato. Io dicevo, ho bagnato leggermente, leggermente il pennello, ecco qui io forse ho un po' ecceduto. Per far penetrare il colore all'interno delle pieghette. Vediamo se il risultato finale mi piacerà e vediamo soprattutto poi come successivamente utilizzerò queste filigrane, elementi metallici in ottone, insomma, avete capito. Ora spengo la camera ed attendo che asciughi e poi ripasserò successivamente. Vedete qui come resta in queste pieghette? È proprio quello l'effetto che mi piace, insomma. Va bene, poi ve lo mostro dopo. Io procedo e quando sarà asciutto ci rivediamo. Direi che il colore si è asciugato. Vedete, è rimasto solo all'interno delle fessure. Ora provo a grattare, allontano un po' la camera, se no vi gratto sul davanti. Ci vorrebbe un buffer per riportare in luce il colore del metallo, ma io uso questo mattoncino che utilizzo anche a volte per le paste polimeriche. Aspettate che stoppo. Ok, proviamo a grattare il primo. Spostiamo questi. Ci vorrebbe un pennellino per spazzolare. È un esperimento proprio, che non ho mai fatto e sono curiosa. Sono
curiosa di vedere il risultato. Vado a prendere un pennellino per pulire un pochino, eh? Vado ancora di bafferino. In realtà ci vorrebbe il buffer, quello a tre facce, quello che si usa per la nail art, che uno gratta e l'altro praticamente lucida. Però al momento non lo trovo. Martina si rubacchia le mie cose e quindi, ops, e quindi probabilmente non lo troverò. Allora, questo è il risultato. Poi, volendo, si può passare una finitura per metalli, perché questo è un colore acrilico, quindi una finitura lucida per metalli per avere una maggiore resistenza. Va bene, poi potete andare a grattare finché volete. Dopo prendo l'elemento originale a fine video, così vediamo il prima e il dopo, e poi ovviamente vedremo in qualche video successivo come utilizzare. Allora, questo è colorato, qua vedete è grattato, quindi è tornato in luce il colore. Andiamo con il secondo. Questo mi piace molto perché è abbastanza lavorato e quindi praticamente mi gratto anche la mano. Ok. Quindi quando sono più scanalati, vedete, ci sono più rilievi, ovviamente diciamo, la patinatura diventa più divertente. Quindi vado. Vedete? Carinissimo. Vabbè, li adoro, li adoro, li adoro. Ora scenderò a comprare tutte le filigrane di questo mondo, anche se però, devo dire la verità, si vede bene qui sul tovagliolo la patina, i colori vintage, quelli proprio da patinatura specifici, non l'ho voluto comprare sinceramente perché ho tanti colori in casa e ci ho provato, sono più matte, questi sono più lucidi, ma a me fanno impazzire. Wow, ragazze, questo è venuto carinissimo. È venuto veramente carino. Poi ovviamente questi colori, i Lumiere, ci sono in tante sfumature, quindi potete anche creare delle sfumature. Io non sono una di quelle che ama le filigrane colorate, cioè a me piace quella tipo verde rame, rame, ottone, oro. Stop, non mi piacciono le filigrane tipo fucsia. No, mi danno un effetto di finto e quindi non mi piacciono. Ok, non vi faccio vedere la coppia, farò la stessa cosa, per tutte le altre, ovviamente. E vado. Proviamo l'altra, questa. E poi dopo faremo il confronto prima e dopo. Oh mamma, che mi sto combinando! Guardate le mie manine, fantastiche. Guardate la polverina come va via. Vedete? Una patina, un effetto patina molto delicato. Ovviamente più grattate e più viene fuori il metallo. L'effetto poi lo deciderete voi. Vedete? Direi che così si vede. Ok, gratto ancora un pochino. Ovviamente potete decidere, poi spolverate bene, pulite con un pannetto di microfibra, insomma, gli eccessi di polvere, prima di passare la finitura lucida. Guardate che carino. Veramente delicious. Vediamo alla fine questo come viene. E poi facciamo il prima e il dopo. Mamma mia, che schifo queste mani. Vedete che qui ovviamente il rilievo non è tantissimo, però comunque l'effetto si nota lo stesso. Quindi metti a fuoco. Ok, sì. Quindi non so
cosa farò con questi elementi, però qualcosa ne verrà fuori sicuramente. Ecco qui. Ora vado a lucidare, cioè vado a grattare, a scartavetrare anche gli altri e poi vediamo gli elementi al naturale e con la patinatura, tipo patinatura, diciamo. Ah, dimenticavo, volevo mostrarvi il prima e dopo la grattatina. Aspettate, metto a fuoco. Allora, procediamo col primo. Dopo aver grattato qui e dove ho colorato, qui e dopo aver grattato. Ovviamente potrei continuare a grattare, ma questo effetto mi piace, quindi mi fermerò qui. Poi, secondo, ecco qua, vedete quello a destra è quello dove praticamente ho grattato con il buffer. E questo invece è quello senza. Poi dopo prenderò anche le filigrane per mostrarvi proprio il prima e dopo. Vedrete, facciamo sempre qui. Vedete, non so se si vede bene. Qui è dove ho grattato. Ecco qui. Qui è dove ho grattato. Si vede, no? Il metallo e la parte colorata. E qui invece quella non grattata. Ultimo elemento, anche in questo caso qui la parte grattata e qui la parte invece senza aver grattato. Ovviamente non ho passato ancora il lucido, lo passerò alla fine. Ecco qui, questo è l'elemento patinato e questo era l'elemento in origine. Che ovviamente vedete anche qui c'era una sorta di patinatura anticata scura nera, qui ovviamente è diventato chiaro e quindi tutto si illumina. Poi, secondo, questo era il link in bronzo e questo è il risultato successivo. Ovviamente utilizzando, lo dico, non le patine, ma Lumiere Perlescent Turquoise. Quindi questo è il secondo. Questi qui, per chi lo volesse sapere, li ho acquistati da Altempo Nippi oggi, Altempo Perline e Gioielli oggi Nippi. Questo è l'effetto, della patina su questo elemento bronzo. Bronzo anticato, anche questo preso da Nippi. Direi che qui la differenza veramente è abissale. E veramente mi piace moltissimo. Chissà come utilizzerò questi elementi. E questo è l'ultimo elemento che era in ottone color ramato, e questo è il risultato. Direi che insomma sono soddisfatta. Ovviamente, se le filigrane fossero realmente di rame o d'ottone, quando si va a grattare verrebbe fuori il color rame-ottone. Qua viene fuori un colore che non è il rame che c'era di fondo, ma un colore leggermente diverso, ma comunque l'effetto mi piace molto, quindi sicuramente le utilizzerò. E niente, restate sintonizzate sul canale, cliccate la campanella e vedremo poi come utilizzare queste filigrane, link, connettori che io ho acquistato da Nippi, tranne queste che ho preso su AliExpress, in qualche video sicuro me l'ho mostrato. Come sempre, ragazze, buona creatività a tutte. Ciao! Allora, vi ricordate delle filigrane del video precedente? Allora, cosa andrò a realizzare? Un orecchino. Allora, per prima cosa, praticamente ho forato, qui già vedete che si sta
insomma incollando. Come vedete, la filigrana non aveva i fori. Io ho realizzato dei fori con questo attrezzino che serve proprio per forare i metalli. Io l'ho avuto di questa marca, l'ho ricevuto per una collaborazione, mi sembra, con la BB Craft. Quindi ho forato, dopodiché ho preso queste palette che trovate su Perlinolandia. E all'interno ci ho incollato uno strass di quelli proprio scusate, da incollo, c'è il singhiozzo. Scusate, mi stava venendo il singhiozzo. Allora, di quelli da incollo, e quindi sto aspettando che asciughi. Dopodiché lo andrò a incollare al di sopra della nostra base. Con una colla di quelle rapide, insomma, tipo attack gel, e dopodiché ci andrò a mettere una goccina, questo già si è incollato, una bella goccina, così da aver utilizzato subito subito le nostre filigrane per realizzare un orecchino, insomma, estivo, un po' floreale e fresco. Come vedete, insomma, le due parti si sono incollate e hanno fatto presa. Ovviamente, se avete difficoltà, potete utilizzare anche un pezzettino piccolino di ultra suede o di feltro tra le due parti, e in modo tale da far aderire meglio la colla tra i due elementi, perché ovviamente se non avete identico a questo, ne avete uno diverso e vedete che le due parti non aderiscono per via dei vuoti della filigrana, potete optare per un pezzettino di ultra suede. Potete metterlo anche qui dietro, un pezzettino di feltro, così mettere colla e quindi le parti, quindi feltro, ultra suede, colla, un altro pezzettino di feltro e poi la paillette nuovamente sul feltro, in modo tale che il feltro assorbe di più la colla e lascia quel po' di spessore per adagiare la paillette. Dopodiché, che faccio? Prendo un chiodino di metallo e faccio un semplice, insomma, cappietto, così. Oddio, sposto questo perché non si vede niente. Quindi faccio semplicemente un cappietto in questo modo e vado a girare con l'ausilio delle pinze, perché poi qui su io ci voglio mettere una coppetta e poi con la parte restante del chiodino voglio andare a chiudere. Quindi in questo modo ho creato il cappiettino. Ho fatto un semplice nodino. Prendo la tronchesina, taglio quello in eccesso. Dopodiché taglio la punta, perché questo, cioè, vedete, ha la punta così a pallino, non mi serve. Quindi infilo la coppettina sulla mia goccina. Prendo la mia filigrana nella parte dove c'era il forellino e vado ad effettuare quindi la stessa operazione. Prendo la mia pinza con le punte coniche, scusate, io ho il telefonino qui davanti, quindi vado in questo modo, ok? E poi dopo infilo per una mia comodità. Poi ovviamente ognuna di voi farà come ritiene più opportuno. Procedo in questo modo e aia, mi sono punta con l'ago, con lo spillino che ho tagliato io stessa. Dopodiché faccio un altro nodino, ok? Poi mi aiuto, aiutatevi con le pinze, insomma, come fate di solito, ok? Quindi fatto nodino, dopodiché vado a tagliare quelli in eccesso
e con le pinze a punte piatte schiaccio. Ora allontano un attimo dalla camera perché non vedo niente più. Ok, vedete? Ecco, la colla non ha ancora fatto presa per bene. Ho fatto un po' di pressione eccessiva e si è distaccato. Quindi in questo modo abbiamo messo la nostra coppettina. Dopodiché mettiamo un pernetto, un elemento, quello che ci piace, un monachella, insomma, quello che più vi aggrada. E così completiamo il nostro orecchino. Potete eventualmente con un chiodino mettere anche un'altra pietra per intervallare. Io metterò semplicemente una monachella molto semplice, casomai quella a forma di lacrima. Vado a fare la stessa operazione per l'altro orecchino. Ok, ho fatto la stessa operazione anche dall'altro lato ed ora vado a prendere le due monachelle. Ed ecco qua, ops, i nostri orecchini in stile un po', non lo so, un po' vintage, non lo so come, insomma. Io comunque sono soddisfatta del risultato perché non sapevo come utilizzare queste paillette che vi avevo mostrato, prese da, avute in omaggio da Perlinolandia, e direi che sono proprio soddisfatta del risultato. Ed eccoli qua, i nostri orecchini con filigrana trattata e paillettes di Perlinolandia.